Cristiano Biraghi è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ufficialità della trattativa è arrivata nella tarda serata di ieri, quando il terzino biancazzurro ha raggiunto l'accordo con la società viola. Contratto fino al 2021 per Biraghi, che si trasferisce in Toscana in prestito oneroso, 800.000 euro, con un obbligo di riscatto a 2 milioni in caso di salvezza giliata. Insomma, un obiettivo facilmente raggiungibile per la squadra di Pioli, ma che consente ai Della Valle di spostare l'impatto dell'operazione sulla prossima stagione. Stamattina Biraghi è arrivato a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto. Un affare che per il Pescara va esattamente nella direzione auspicata, quella della cessione di alcuni elementi che non avrebbero comunque fatto parte del progetto di Zeman. Lo stesso dicasi per Ledian Memmouchai, espressamente richiesto da Marco Baroni per il suo Benevento. Il tecnico ex biancazzurro ha chiesto uno sforzo alla propria società e alle condizioni giuste il Delfino lascerà partire il proprio capitano. Ma i campani sono vigili anche su Oscar Iliamarca, e in quel caso con Memmouchai potrebbe esserci una frenata. Le operazioni in uscita però a pochi giorni dalla fine del calciomercato faciliterebbero e non poco anche quelle in entrata. Il Pescara è già quasi fatto, manca solamente qualche piccolo tassello. Non è un caso che in queste ultime ore sia emersa con prepotenza la pista che porta a Massimiliano Gatto, giocatore di proprietà del Chievo Verona e che potrebbe raggiungere presto il capoluogo adriatico. Già domani potrebbe esserci un contatto che spianerebbe la strada all'accordo col giocatore. Sempre in uscita si attendono sviluppi sul fronte Benalì, che pareva quasi della Sampdoria, ma l'inserimento del Bologna è stato prepotente ed è probabile che il sorpasso per assicurarsi il libico sia riuscito. Il cerchio può chiudersi anche in questo caso con un prestito con diritto di riscatto intorno ai 2 milioni e mezzo di euro. Intanto domani sera ultimo test per i biancazzurri prima dell'avvio del campionato. Aldemarsi di Avezzano contro i biancoverdi del neo allenatore Antonio Aiello. Fischio d'inizio alle ore 18, poi la lunga attesa verso l'inizio del campionato cadetto la domenica successiva all'Adriatico.